Pronto? Pronto, ciao Monica, come Ciao stai? Chiara! Io sto bene, tu come stai? Sì, io qui, bene. Parte la pioggia. Ne Come mai questa telefonata? approfitto per chiederti una cosa. Tu cosa ne pensi riguardo alla telepatia? Che domanda particolare, come mai mi fai questa domanda, Chiara? Perché un canale, Rullo Compressore, mi ha chiesto appunto di parlare di telepatia. Io penso che tu su questo argomento sei più preparata di me. Ok. No, 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 io assolutamente non sono più preparata di te, anzi, però sicuramente è un argomento che mi è sempre molto interessato e mi fa venire in mente delle cose. Ma mentre magari faccio un attimo mente locale, dimmi tu, raccontami tu cosa ne pensi piuttosto. Voglio conoscere il tuo pensiero in merito appunto alla telepatia. Dimmi tu, io intanto ti ascolto, intanto riordino le idee. Io so solamente che la facoltà di trasmissione non attraverso i sensi di messaggi, di pensieri, di immagini e ovviamente è la facoltà di comunicare con il pensiero con un'altra persona. E la scienza cosa dice di è possibile comunicare telepaticamente? Cosa mi dici, Chiara? Sentiamo. Anche se alcuni scienziati dicono che non è possibile ciò, perché, ti spiego, non si può trasmettere immagini e pensieri senza l'uso di strumenti, di macchine apposite, infatti fanno esperimenti tramite encefalogrammi. Guarda, mi hai fatto venire un esperimento che è stato fatto che dimostrerebbe invece che la telepatia è più di qualcosa immaginario, ma è un vero e proprio fatto concreto. Ed è un esperimento che è stato fatto proprio ad Harvard. Adesso guardo un attimo, rinfresco la memoria e ti dico, mi raccomando, dammi un minuto e ti racconto questo esperimento. Dammi un istante. Allora, Chiara, guarda, su una rivista americana, la PLOS ONE, dei ricercatori sostengono di essere riusciti a trasmettere per la prima volta un messaggio mentale tra due persone a distanza di migliaia di chilometri. Incredibile, no? L'esperimento è stato condotto tra l'India e la Francia. Uno dei due soggetti aveva degli elettrodi in testa e trasmettevano via internet le sue attività cerebrali. Chiaramente parliamo di messaggi semplici tipo buongiorno e ciao. In pratica un computer convertiva questi impulsi elettrici tramite elettroencefalogramma in un codice binario, il linguaggio della macchina insomma, prima di inviarli a un altro computer che li trasmetteva all'altra persona in Francia sotto forma di flash luminosi. Quest'ultimo non poteva né sentire né vedere le parole, ma è stato in grado di interpretare i segnali luminosi e capirne i messaggi. Il professor Alvaro Pasquale Leone, che è professore di neurologia alla facoltà di medicina di Harvard e anche coautore della ricerca, ha spiegato che volevano vedere se era possibile comunicare direttamente tra due persone, leggendo le attività cerebrali. E poi trasmetterla ad un'altra, a grandissima distanza, tramite sistemi di comunicazione esistenti come internet. Allo studio hanno preso parte anche dei ricercatori dell'Università di Barcellona e la società francese Aximilum Robotics. Comunque, Chiara, immagina i vantaggi che potrebbero derivarne. Pensiamo che potrebbero esserci degli scambi diretti tra computer e cervello umano, in un futuro non troppo lontano. Potremmo avere una comunicazione da un cervello ad un altro quasi automaticamente, dando nuove possibilità di relazioni sociali, soprattutto con delle persone paralizzate magari e incapaci di parlare. Inoltre ti voglio segnalare che nel 2013 due neurobiologi dell'Università Duke, nella Carolina del Nord, in America,
erano riusciti a trasmettere delle informazioni tra due ratti tramite una forma di telepatia. Interessante, no? Volevo chiedere, secondo te esiste la telepatia tra due persone? Può essere affine? Al di là di questo, io credo che bene o male a tutti noi è capitato di pensare a qualcuno intensamente, magari in quello stesso istante di ricevere una chiamata da questa persona, o magari mentre noi stavamo per fare il numero di una determinata persona, questa persona ci ha chiamato. È capitato a chiunque, oppure di dire insieme a un amico, a una persona cara, la stessa cosa nello stesso momento. Quindi questo tipo di esperienze che abbiamo avuto, bene o male tutti, non farebbero altro che confermare che comunque una sorta di telepatia c'è. Sicuramente comunichiamo in qualche modo, al di là del linguaggio verbale, al di là anche del linguaggio del corpo, sono certa che qualcosa ci sia. E questi esperimenti, appunto, non fanno altro che poi dimostrarlo, no? Anche se poi siamo ancora molto lontani da poter comunicare solo con i cervelli, quindi telepaticamente. Grazie Monica, sei stata molto coincisa e ti ringrazio. Un bacione e ci sentiamo. A presto, ciao! Ma Chiara, sono io che ringrazio te per avermi fatto questa telefonata e avermi dato l'opportunità di parlare di un argomento sicuramente che incuriosisce la maggior parte di tutti noi. E magari da un certo punto di vista è anche un sogno poter comunicare telepaticamente. Chiara, io ti mando un grandissimo abbraccio e ti mando un enorme bacio. E bacio anche tutti voi. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti della telepatia, se ci credete, se non ci credete. Raccontatemi qualche vostra esperienza personale di telepatia, se vi capita di sovente oppure non vi è mai capitato. Visitate il canale di Chiara se non la conoscete, ma penso bene o male la conoscete tutti. Nel caso così non fosse, mi raccomando, andatela a trovare. Io mando un bacione a tutti, va bene? Ci vediamo come sempre, non prestissimo, nel prossimo video. Oh, mi raccomando, lasciatemi un like di supporto, se vi è piaciuto il video, altrimenti anche dislike va bene. Alla prossima.